fatto un passaggio, tutte le persone, ah, ciao Kobe, bene bene bene, mi lasciano in pace, deve ritornare, ho la pace qua, la pace, allora sempre voglio ritornare, però con moltissimi impegni è stato molto difficile, adesso che ho molto tempo una cosa è differente perché in America è difficile capire, però c'è un amore. Questa città è molto differente, allora per esempio i miei figli in America non possono avere le cose che ho avuto io. Quando parto a casa faccio un giro con i miei amici, siamo lì in una piazza, un gelato, stiamo parlando, stiamo divertendo, le cose normali, in America non si può e penso che perdono questa cosa, allora se lo dico a loro è impossibile capirlo perché non hanno mai visto, però questa è la cosa più importante, avere questi momenti, difficile averlo. Sono cresciuto qua, andavo in giro in bicicletta qua, tutti i miei amici, tantissimi ricordi, speciale, è differente perché quando siamo arrivati in macchina con tutti i miei compagni di Nike, stavo dicendo, guarda, hai mai pensato che uno dei migliori giocatori dell'NBA è cresciuto qua, non puoi essere più lontano da Los Angeles di un giocatore di pallacanestro, vuol dire che ogni sogno è possibile. Basket Time, ci permetterete di aver aperto la trasmissione di stasera con quello che pensavamo fosse un doveroso tributo, perché come sapete questi tre giorni per tutti gli appassionati di basket non sono stati normali e così abbiamo voluto dare il nostro contributo con un'intervista che avevamo fatto noi proprio qui a Reggio, che come avete visto in questi giorni è stata ripresa davvero da tutti e al di là del piacere professionale è stata un'emozione molto forte perché Kobe era qualcuno di Reggio, lo hanno ricordato tutti in questi giorni, pensiamo che nessuna parola in più debba essere spesa per non risultare banali, però ci sembrava corretto insomma almeno tributargli un tributo all'inizio di questa puntata che sicuramente, perché ci stanno già arrivando, sarà piena di messaggi anche su questo argomento, però il basket giocato va avanti e la puntata ovviamente si dipanerà a parlare di pallacanestro reggiana, oltre al ricordo ovviamente di Kobe che ci sarà e ne parleremo anche con i nostri ospiti, però abbiamo voluto insomma dedicare questa serata per tornare anche un attimo al nostro basket, al basket di Reggio, al basket che Kobe Bryant comunque ha imparato a conoscere, perché qui ha mosso parte dei suoi primi passi, quindi questa era l'introduzione, la puntata è normalissima, anzi come sapete non è tanto normale dal punto di vista dell'ospite perché abbiamo un super ospite con noi che avete già imparato a conoscere a livello di social perché l'abbiamo annunciato ieri, il numero è sempre lo stesso 334-720-9001 per metterti in contatto con noi, Facebook, Twitter, Instagram, cercheremo veramente di trasferirgli tutte le vostre domande. Allora iniziamo questa puntata che è iniziata in un modo speciale, saluto Filippo Bartoli, miei compagni di viaggio come al solito, ciao Filippo. Ciao, ciao Alessandro, buonasera a tutti. Ciao Lorenzo Marcacci. Ciao Alessandro, buonasera. Ciao Pietro Chierici. Ciao. E diamo il benvenuto a Basket Time a coach Maurizio Buscaglia, grazie per essere qui. Grazie, buonasera, grazie dell'invito. Buonasera. Coach, per chiudere questo aspetto e poi parliamo di basket giocato, ho detto che questa vicenda ha colpito davvero tutto il basket mondiale e tutti secondo me ci siamo sentiti così un po' più vuoti. Assolutamente, due cose mi vengono, la prima il blocco di 10 minuti che ho avuto sulla poltrona. Completamente bloccato, non riuscivo a muovere muscoli, a pensare e sentivo svuotarmi. E la seconda cosa è aver sentito adesso Kobe dire il gelato a passeggio, meraviglioso. È stato davvero emozionante ed era questo. Chi lo conosce e chi lo conosceva molto meglio di noi sa che questo aspetto della reggianità, come ha detto anche il sindaco, gli era davvero rimasto dentro e insomma era un reggiano a tutti gli effetti, come anche
Gli Arslan oggi hanno pubblicato con uno striscione in piazza Kobe Bryant, perché come sapete il sindaco ieri ha deciso che verrà intitolata la piazza di fronte a Via Guasco a Kobe Bryant, e oggi c'è un bellissimo striscione, Kobe Reggiano, anche ieri sera i tifosi della Reggiana Calcio durante la partita col Sud Tirol l'hanno fatto, insomma un tributo doveroso. Coach, mettiamo da parte le emozioni, parliamo di basket giocato, diciamo che 2 settimane fa eravamo tutti molto più preoccupati, adesso siamo tutti molto entusiasti, a volte si vive un po' in altalena. È una Griffin Bond che mi sembra che abbia trovato quel click di cui tanto abbiamo parlato a volte in conferenza. L'altalena l'abbiamo avuta anche noi, dobbiamo essere molto concentrati, molto compatti e stare sul pezzo, perché rischiamo sempre di averla un po'. Noi abbiamo continuato a lavorare consapevoli del fatto che stavamo vivendo quest'altalena. Io ho sempre condiviso con i ragazzi il pensiero che un click può esserci sempre, sempre, in ogni momento, e ogni momento è valido per un click. Ci è successo sia in partita, anche quando abbiamo perso prima di queste 2 vittorie, ci è riuscito in allenamento soprattutto. Quello è molto importante, perché fa capire ai ragazzi e ai giocatori che la vittoria poi in realtà la costruisci perché hai lavorato sistematicamente, quotidianamente e ripetutamente sulle cose che possono poi costruire la vittoria. Sopra avevamo questo desiderio di seguire il nostro binario, comunque noi siamo questi, nel bene o nel male. Ora aggiungiamo un pezzettino. È ovvio che il risultato della domenica dà un'ulteriore spinta, è indubbio. Quando perdi bisogna leggere che cosa è andato meglio, soprattutto nelle partite in cui ti sei avvicinato alla vittoria, quando manca proprio poco, e quando vinci bisogna leggere perché sei riuscito a farlo, perché è l'unico, secondo me, è l'unica strada per poter vincere più volte, perché poi la continuità è molto complicata. Ma è la durezza mentale, abbiamo aperto con il ricordo di un supereroe da questo punto di vista, quindi io sono convinto che debba essere di ispirazione ora più che mai questo tipo di mentalità che anche Kobe trasmetteva. Hai avuto per un attimo paura che il lavorare non fosse sufficiente? A volte te l'ho chiesto anch'io, ma questa squadra, quello che tu cerchi, ce l'ha dentro o semplicemente sono giocatori che casomai non ce l'hanno? Non ce la faccio a pensare così, cioè mi viene da pensare che bisogna lavorare di più. Di più? Non mi viene quello in mente, perché, allora, intanto perché comunque durante la settimana vedi dei piccoli passi, e poi siamo arrivati a un punto che ovviamente non racconti, perché quando perdi le partite o quando non giochi bene o quando hai questi momenti di defaianza da combattere e da cui resistere, però in realtà c'è stato un momento in cui noi riuscivamo durante la settimana a esprimere quello che la domenica non riuscivamo a esprimere completamente, era rimasto veramente solo un piccolo pezzettino. Dopo, la pallacanestro è un gioco incredibile, è un gioco che può cambiare in pochissimi secondi, e o si vince o si perde. Lo so che sono banale nel dirlo, non c'è il pareggio, se non si impara a perdere non si impara a vincere. Quando hai detto abbiamo provato a limare, semplificare, ho usato questo termine, alcune cose, sì. È stato sufficiente quello per far trovare quelle certezze che sotto le foglie c'erano ma casomai tardavano a emergere? È stato utile per dare sicurezza, non costruire un piano partita con degli aggiustamenti e degli accorgimenti su una base che tutti quanti devono avere. Quello è stato utile per avere una squadra che aveva nel suo complesso in testa le cose di base, quello sì. Quel semplificare per dare questo messaggio è servito. Pietro, è stata una vittoria convincente con Cantù, 85-73, un punteggio paradossalmente falso, ed è una vittoria di 13, quindi altro che falso. Reggio, a parte il 10-0 iniziale, ha veramente giocato come a Trento una partita di personalità. Sono d'accordo, Alessandro. Io sinceramente ho 3 temi. Difesa, il primo, attacco, il secondo, e singoli giocatori il terzo. Il primo, difesa, perché a parte il 10-0 iniziale abbiamo fatto fare a Cantù, diciamo qualche numero, 8 punti negli altri 7 minuti, 17 nel secondo quarto, che è stato fra l'altro il quarto dove abbiamo commesso anche qualche errore un pochino sciocco in difesa,
e 12 nel terzo. Il quarto quarto non è stata una partita, quindi questo ci dice tantissimo su questo aspetto. L'attacco, secondo me, poi chiediamo anche al coach, è stata una conseguenza, cioè almeno qua ci sono diverse scuole di pensiero. Io sono di quella che l'attacco viene trascinato dalla difesa, perché non è un caso che questa squadra ha iniziato a girare quando ha messo a posto qualche cosa dal punto di vista difensivo sui singoli giocatori, perché ovviamente secondo me anche quello fa. Parliamo di, io ne cito tre di quelli che hanno fatto secondo me un cambio radicale, 2+1 insospettabile, perché adesso lo spiego. Il primo, Johnson Odom, perché il Johnson Odom secondo me delle ultime partite, se guardiamo solo l'aspetto difensivo, so che con Johnson Odom è difficile perché la prima cosa che ti viene in mente è quella offensiva, il Johnson Odom delle ultime partite è stato veramente convincente secondo me. Io ho rivisto il Johnson Odom di La Spezia, eravamo a fare la telecronaca insieme. Johnson Odom tiratissimo, che arrivava da, diciamo, agosto sul parquet, perfetto. E poi invece c'è stato un calo, io l'ho rivisto veramente tirato a lucido, e difensivamente si vede, e poi questo si porta anche in attacco. Secondo giocatore, Fontecchio ha fatto tre partite di veramente ha fatto tre partite eccellenti. Lasciamo stare la sparatoria con Trento, ma anche l'ultima ha fatto una partita veramente solida, soprattutto dal punto di vista difensivo, anche qua delle cose eccezionali. Il terzo insospettabile, Candy, perché tu dirai Candy non ha cambiato faccia, è sempre stato quello. Sì, però nelle ultime partite hai visto come ha giocato nel ruolo di playmaker, anche lui davvero convincente, sostituendo Poeta di fatto, che ha dovuto ridurre il suo minutaggio. Ecco, poi c'è la squadra, però con queste tre pedine che hanno dato qualcosa in più, è chiaro che diventa tutto un pochino più facile. Lorenzo, è stata una Chris Simone che ha cambiato mentalità anche dal punto di vista della concentrazione. Tante scelte precise, puntuali, pochi errori, poche sbavature, anche con Cantù si è scelto di fare delle cose tattiche, sono state rispettate. Zero momenti di up and down, zero, insomma, relativi ma assolutamente arginabili e fisiologici. È una Chris Simone che è, rispetto a tre settimane fa, sembra davvero trasformata. Sì, l'avevamo già accennato dopo la vittoria valanga contro Trento. È una squadra che gioca 40 minuti, che penso sia un altro tema che avevamo affrontato per diverso tempo, e credo che la concentrazione sì, faccia molto, tanto come anche insomma, i temi che avete già trattato, perché insomma, semplificare certi concetti per tirare fuori, come ha detto il coach, qualcosa che io sapevo essere, ma dovevano dimostrare, e poi la continuità, soprattutto la continuità sui, appunto, sono un po' ripetitivo, sui 40 minuti, la continuità difensiva, perché poi anche questo è un altro, passatemi il termine un po' così, mantra del coach, che ha sempre detto: se noi difendiamo forte, dopo andiamo di là e riusciamo ad attaccare come vorremmo. Noi, il nostro attacco diventa fluido se difendiamo forti. Quindi anche questo secondo me è un'altra indicazione, insomma, abbastanza. Poi concordo praticamente su tutto quello che ha detto Pietro riguardo i singoli, Johnson Odom e Fontecchio su tutti, anche se di Fontecchio probabilmente è quello che anche da qualche anno si sente dire, ovvero che il ragazzo ha le qualità ma manca la continuità. Sono tre partite in cui, come la squadra, anche Fontecchio è continuo nelle cose che ha sempre saputo fare, non è che abbia tirato fuori conigli strani dal cilindro. E quindi sì, è all'interno di un sistema, come abbiamo detto, che ha avuto nel suo leader Michele un giocatore che non ha mai potuto rendere al 100% per tutti i problemi fisici che ha avuto e sta avendo, quindi a maggior ragione ancora più positivo il bilancio di queste due ultime partite. Perché Filippo, ti volevo coinvolgere proprio su Michele, perché con Trento ha fatto una partita secondo me di altissimo livello, l'altra sera altrettanto, con Trento è stato qualcosa di oggettivamente superiore al livello della Serie A, cioè come percezione. È un giocatore che per questa squadra è importante, io uso il presente. Sì, l'abbiamo sempre detto, dall'inizio, nelle tante difficoltà, Galli è un giocatore preso per fare il leader, con le caratteristiche piene, totali,
per fare il leader. È chiaro che fin qua non l'abbiamo visto al meglio, purtroppo no, però nelle ultime settimane ha sicuramente fatto dei grandi passi in avanti. Savoto ha fatto una partita sicuramente inferiore rispetto a quella di Trento, perché come dicevi a Trento è stato veramente un alto livello, ma mi è piaciuto molto anche sabato sera. Molto preciso, molto, secondo me, con delle letture molto corrette, utilizzato molto bene anche in post basso contro giocatori più piccoli di lui, soprattutto con Clark, che è una scelta ottima, ma anche Michel sta dimostrando veramente un giocatore molto molto capace, cosa non scontata per un playmaker in post basso, quindi un ottimo Michel in grande crescita. Adesso ovviamente parleremo, insomma, di quello che sarà il futuro di Michel e della palestra reggiana con lui. Coach, è stata una Grissom che su alcuni singoli, ne abbiamo parlato anche in conferenza, è cresciuta davvero. Io ti ho citato Fontecchio l'altro giorno, ti potrei citare alcune scelte di Pardon, ti potrei citare alcune scelte di Johnson Odom. Ci sono giocatori che adesso hanno trovato proprio feeling difensivo. Allora, guarda, io provo a seguirvi, visto che avete detto delle cose molto interessanti, provo a seguirvi dicendo che ovviamente dalla squadra nasce anche la performance e la prestazione dei singoli, a quel punto i singoli hanno continuità, per cui la squadra migliora, perché sono importanti anche le prestazioni singole, l'importante è che siano all'interno di quello che vogliamo fare. È vero che difensivamente c'è una consapevolezza, perché si dà più importanza a cose che erano ritenute meno importanti e che invece lo sono. Ed è vero che questo può dare abbrivio all'attacco, come dicevi prima. È vero, è altrettanto vero però che per arrivare lì anch'io ho dato fiducia all'attacco della nostra squadra, perché ho giocatori che dall'attacco si innescano, e allora piuttosto che cambiargli il mondo improvvisamente abbiamo cercato di fare un passo alla volta per spostare, diciamo, le priorità, in modo perché comunque noi viviamo anche delle nostre qualità offensive. Ora la testa quando difendiamo è sull'importanza che ha la difesa, pur facendo anche errori che possono capitare. Da quel punto di vista diventa la prestazione del singolo sale, di Johnson Odom uso il termine ordinato, di Candy uso il termine personalità, di Fontecchio uso il termine continuità, ma so anche cosa vuol dire stare 3 anni seduto. Non è semplicissimo a livello di ritmo. 3. In questo modo anche giocatori come Pardon crescono, perché crescono la loro capacità individuale, ma crescono quello che la squadra gli dà, soprattutto perché hanno un ruolo, insomma, non semplice. Per cui tutte queste cose insieme, pensate insieme, per cui tutti le fanno, secondo me alzano anche un pochino di più tutto ciò che la squadra in attacco e in difesa fa. Allora a quel punto puoi dire, con Cantù siamo andati molto meglio in post basso, con tantissimi giocatori e in tantissime situazioni. Con Trento invece abbiamo allargato il campo. Quelle sono idee della partita, gameplay e aggiustamenti, però siccome il binario è quello, tu puoi fare, e lì ci possono essere sbavature, ma perché ci sono anche gli altri, assolutamente, che insomma sono bravi. Tu inizio stagione avevi però cercato di dare, e l'hai confermato, un po' di libertà, il termine libertà non mi, perché alla fine sono giocatori liberi, però hai provato a cavalcare, come hai detto, le doti offensive. Forse questo ha portato i giocatori a pensare, tanto noi 90 li facciamo, perché è vero, l'attacco è stato l'ultimo dei problemi sempre. Beh, io ho battuto sempre sulla difesa dall'inizio, avevo, insomma, l'attitudine della squadra andava piano piano puntellata, che non è tanto la voglia di difendere, assolutamente c'è, non è soltanto l'impegno, ma è la capacità mentale di stare lì tutte le volte. Quegli up and down che noi abbiamo avuto sono stati legati anche proprio alla costruzione di noi stessi, ma infatti non ne siamo mica fuori, certo. Dobbiamo stare molto con la testa bassa e pedalare da quel punto di vista, però è stato un far fatica quotidianamente su queste cose. Poi il giocatore che offensivamente è dotato sa di poter trovare dall'altra parte quella cosa lì, e lui deve, sì, la puoi trovare, perché abbiamo un sistema offensivo che permette a tutti di avere le proprie cose, però tu devi continuare a trovarla, ma non perdendo dietro, perché se poi la partita non è 100 a 90 ma è 55 a 53, bisogna saperla vincere.
Assolutamente sì, cominciamo qualche messaggio Filippo perché ce ne sono già tanti, ne leggo uno, non ho mai avuto un attimo di sensazione che questa squadra potesse andare a fondo, coach Buscaglia è una sicurezza, i giocatori mi sono piaciuti fin dalla prima volta che li ho visti in campo a Castelnuovo Monti, era solo questione di tempo e penso che in uno sport come oggi 3 mesi siano niente, è chiaro che il tifoso spera sempre di vincere tutte 30 le partite, che sono 34 ma la sostanza c'è. Allora partiamo, come detto 2 settimane fa, questa è una squadra forte da sistemare a livello mentale, avanti così e vedrete che farà strada eliminando il suo ricale di tensione, darà autostima ai giocatori forti. Coach, che cosa ne hai pensato dopo il 10-0 iniziale, ci chiede Nico, poi insomma visto andiamo che a casa. Esatto. Poi visto che veniamo da due vittorie, insomma c'è anche ancora chi purtroppo guarda al passato, io ancora Coach non vi ho perdonato l'esclusione dalle Final Eight, una grande delusione per me, per cambiare idea voglio come minimo la finale playoff. Allora, intanto Nico mi ha fatto venire in mente una cosa che avevo in mente prima, poi non l'ho detta, e cioè il 10-0. Perché il 10-0 secondo me invece è stato anche un momento importante, perché noi abbiamo fermato il gioco dopo 2 minuti e abbiamo restituito il parziale. Esatto. Cioè abbiamo avuto una reazione di squadra, non panico, non lo so, riferimenti a qualche partita precedente, ma abbiamo fermato il gioco, perché noi non siamo partiti male, siamo partiti per giocare, mentre gli altri hanno impattato la partita. Noi non è che siamo partiti bene, cioè anche con fiducia, però non abbiamo avuto lo stesso impatto gara. E l'interruzione vuol dire che dopo 2 minuti, in 50 secondi, siamo riusciti. Non voglio dire che è una roba incredibile, voglio solo dire che anzi è una squadra che non aveva e che adesso può attaccarsi a questa cosa qui. Io mi auguro sinceramente che anche aver perso un appuntamento come le Final Eight con uno sciagurato quarto-quarto a Bologna possa aver messo un mattone a queste cose che stiamo dicendo, perché è l'unico modo per costruire qualcosa dopo un evento del genere. Cioè, se no c'è solo, diciamo, il dispiacere, beffa, tristezza, danno, non so, ognuno lo chiama come vuole. Invece da quel momento lì, secondo me, tu puoi aggiungere qualcosina. Allora vuol dire che tu hai aggiunto 2 cosine. La reazione e l'altra reazione. Infatti il 10-0 in cui siete poi ritornati sotto è stato di una squadra che era perfettamente in controllo. È successo anche un paio di volte in partita quando eravamo avanti nel punteggio e si sono riavvicinati e le facce dei giocatori, l'atteggiamento con cui tornano dopo un errore ti aiuta. Ripeto, noi abbiamo soltanto messo un piccolo un chiodino per dire ragazzi questo è il modo. Ora dobbiamo avere una durezza mentale, una consistenza per farlo sempre. Cioè, deve essere chiaro quando perdi perché gli altri sono stati più bravi. Ci vuole anche quello, deve essere chiaro, sono stati più bravi. O tu non hai trovato una giornata al tiro, piuttosto che non hai trovato una situazione particolare. Deve essere chiaro. Coach ci chiede, Marco, ci dice grazie per il ricordo di Kobe. Coach, volevo chiederle una cosa, se è corretta una mia impressione. Questa squadra delle ultime 2 partite mi è sembrata molto simile come principio al primo tempo di Treviso. Vuol dire che qualcosa già allora c'era. Sì, infatti a Treviso più che la partita nel suo complesso. Allora, dobbiamo parlare anche della partita. Però secondo me Treviso è una di quelle partite da cui estrapolare la non capacità che abbiamo avuto di renderci conto che all'inizio del quarto quarto eravamo più 10, c'era una partita, ok, non era 20, ma non funziona che tu sei avanti di 20 quindi vinci di 40, esatto. Funziona che ci sono break contro break, la capacità di dire ok, noi abbiamo creato un piccolo tesoretto, adesso gli stiamo sul collo, probabilmente l'elastico reale sarà 6, 4, 8, 7, 6 e alla fine sei dove volevi essere in trasferta. Noi lì abbiamo ancora accusavamo un momento di difficoltà, cioè un momento positivo era un momento positivo, un momento di difficoltà era un momento grande di difficoltà. Io sono molto diretto e onesto, lo dico sinceramente, e questa cosa qui non può guarire in un attimo, ecco perché non c'è lavoro, c'è moltissimo lavoro che bisogna fare per quello.
Pietro, è stata una partita che ha ridato tanto entusiasmo, ma si percepisce anche tra la gente. Cioè, siamo lontani anni luce dalla partita di Bologna, per citare l'ultima, con un roster che andrà a cambiare, perché come sapete è stato ufficializzato Will Cherry, Gal Mekel dovrà stare fuori almeno 5 settimane. Adesso viene quasi da pensare, alcuni tifosi dicono già infatti, ma era proprio necessario fermare Mekel. Non penso che si sarebbe fermato se non fosse stato estremamente necessario Gal Mekel. In questo momento, Pietro, è una squadra che paradossalmente viene da dire è un peccato toccarla, ma non si poteva fare altrimenti. Guarda, su Mekel mi ha colpito onestamente le ultime due partite, la grande professionalità. Lui sicuramente nell'ultima partita sapeva che si doveva fermare, perché Frosin l'ha detto 10 secondi dopo la partita, quindi e nonostante questo, fare questo tipo di partita è stato secondo me notevole dal punto di vista caratteriale. E con Trento ha fatto un'altra buona partita. Io non so se sapeva, ma qualcosa si leggeva, che la Gris Simone aveva preso un playmaker, ma questo non lo ha minimamente fermato. Ora, come hai detto, arriva questo personaggio qua che viene abbracciato da coach Buscaglia e sinceramente a questo punto io non lo so, non so davvero cosa aspettarmi, nel senso che questa squadra, allora, l'abbiamo detto io e te in telecronaca con Cantù, secondo me era una delle partite più importanti della stagione, perché secondo me bisognava, cioè era meglio inserire un nuovo giocatore dopo due vittorie, e soprattutto che vittorie, perché sia quella di Trento ovviamente non sapevamo ancora che tipo di vittoria avremmo visto con Cantù, perché a questo punto i giocatori che entrano sono anche contagiati un po' da quello che vedono, e probabilmente arrivare adesso li contagia dal punto di vista di entusiasmo, perché ovviamente due vittorie, ma anche di una squadra che vede che sa fare determinate cose, e sono delle cose che, non lo so, torno sempre sugli aspetti difensivi. Io ho visto delle belle cose, mani addosso anche sul lato debole. Io ho visto Cantù, che sicuramente non è la squadra più di sistema del campionato, però che faceva veramente fatica con quel livello di fisicità, e sono secondo me quelle cose che, se i giocatori, diciamo, iniziano a godere un po' di questa cosa, non diciamo che sono stato a Trento a vedere la squadra di Buscaglia, sennò dopo si torna alla Trento di Buscaglia e non voglio tornarci, però io ho visto, se i giocatori iniziano ad avere un pochino il gusto di giocare un certo tipo di pallacanestro, che è quella che fra l'altro a me piace di più, cioè quella, diciamo, che finisce a 60 ma combattuta rispetto a quella che finisce a 100 con poca difesa, allora forse c'è davvero da divertirsi, e anche l'innesto che abbiamo fatto, che è quel tipo di giocatore, ok, perché è quel tipo di giocatore, allora forse potrebbe essere l'innesto giusto. E allora chi meglio di te, coach, può descriverci Will Cherry? Te lo chiedo anche con una domanda: cosa perdi e cosa guadagni tra Mekel e Cherry in queste almeno 5 settimane? Allora, intanto vorrei sottolineare il gusto di non far fare canestro agli altri, che è una cosa che non è scontata ed è molto complicata. Cioè, riuscire a godere del fatto che gli altri non fanno canestro, perché non c'è separazione, perché una buona difesa è difendere bene stando molto vicino. Per cui non essere battuti, e questa cosa qui implica fisicità, implica tecnica, implica tattica, implica, e poi da lì andiamo a scegliere cosa fare contro determinati avversari. Will Cherry è un giocatore che può stare molto vicino per difendere, così abbiamo dato una caratteristica. La seconda cosa, ho la serenità di poter dire come prima una squadra nuova, non perché la raccontiamo, perché è realmente nuova, ma comunque anche se nuova è più indietro di quello di cui poteva essere. Quindi adesso ti dico che inserire la point guard non è proprio l'inserimento più facile del mondo, ma sono d'accordo che c'è influenza, e sono d'accordo soprattutto che noi abbiamo tenuto una linea molto precisa, intanto perché
Michele è stato eccezionale. Seconda cosa, perché sapere in due partite così delicate, tra una e l'altra, che ti devi fermare, è un colpo mica da ridere. Quindi automaticamente innescare un meccanismo per cui volevamo, e di questo ringrazio moltissimo il club, coprire la partita, perché noi siamo riusciti comunque a far giocare una partita a lui e siamo riusciti, quando abbiamo capito che doveva fermarsi, a completare un'operazione per giocare un'altra partita con un altro, perché è così. E quindi a quel punto entrare in un sistema limando le caratteristiche. Ceri è un giocatore che può alzare il nostro livello del contropiede e della nostra transizione, perché è un giocatore che spinge il palleggio e spinge i passaggi. Quindi se i suoi compagni corrono più forte, lui può spingere. Tra l'altro anche in questo dinamismo può trovare le sue skills, no? Giocatore di palleggio arrest e tiro, palleggio di stop and go, di ripartenze, eccetera. Ci può alzare la difesa di 2 metri, alzare la punta della difesa, scusate se gesticolo, ma io sono così. Alzare la punta della difesa vuol dire alzare di 2 metri i giocatori sul perimetro e di alzare da sotto la retina i lunghi a difendere, quindi vuol dire essere più aggressivi. Gal Mekel ha delle letture di gioco di un altro pianeta. Lorenzo, è chiaro che... Vabbè, giusto per capire che cosa esatto, perdiamo. Esattamente. Di categoria superiore. Quando noi abbiamo giocato bene, si sono visti delle situazioni e delle giocate che non tutti comprendevano. Non più errori, ma un livello di pallacanestro che, salendo, avrebbe coinvolto tutti sulle situazioni a cui è abituato Gal. È stata Trento la miglior partita di Gal? Come sensazione da fuori si è visto questo? Come personalità per chi va davanti anche? Sì, però sai, dopo io ricordo quella con Trieste nel suo top di sofferenza. Voi poi, ve lo dico io a voi, in quella partita lì eravamo veramente al dolore e quindi la valuto di più. Come mi viene da dire di Fontecchio, proprio perché siamo riusciti a riaprire quel cassetto lì dopo queste due belle prestazioni, lui contro Pistoia negli ultimi 10 minuti difende soltanto, esatto, e noi vinciamo una partita, e queste due prestazioni hanno fatto riaprire anche a lui quel cassetto lì, perché questi piccoli click dopo vanno lavorati, ma sono molto importanti per questi giocatori, perché sono di base, sono dei giocatori bravi e che si impegnano. Assolutamente sì. E allora, visto che ci sono una marea di messaggi per coach Buscaglia, ma il tempo sta stringendo prima del break, vi ricordo solo che, a proposito di Fontecchio, lui e Leonardo Candi sono stati convocati nel roster di 26 giocatori che andranno a giocarsi, diciamo così, gli azzurrabili, la convocazione per le due partite di qualificazione che si terranno a febbraio con l'Italia, e quindi nel periodo di sosta questi due giocatori, almeno inizialmente, poi speriamo fino alla fine, avranno questo impegno, ed è un bel riconoscimento alla loro stagione che stanno facendo. Adesso andiamo alla pubblicità. Prima, come sapete, c'è il nostro Triple Trivia, il quiz degli amici di Triple, che vi permette di vincere due magliette di Basket Time, una su Facebook e una su Instagram, rispondendo correttamente alla domanda. Piccolo postilla per oggi, perché ce lo state segnalando. Basket Time, come vedete in questi giorni, è lievemente preso d'assalto e anche noi fatichiamo a gestirlo e vi chiediamo scusa. Il post c'è, dovete scavare un pochino, però purtroppo con la questione Kobe non riusciamo a controllare la cosa ed è un po' caotico, però c'è, assolutamente c'è, è online da 5 minuti. La domanda è: da quale squadra proveniva Nicolò De Vico, ora Cremona, che affronteremo domenica, prima di arrivare a Reggio nella stagione 2017-2018? Da Fortitudo, da Biella o da Siena? Avete tempo per rispondere fino a domani e poi a estrazione per vincere due magliette. Linea alla regia e poi seconda parte di Basket Time. A Scandiano l'autofficina Cigarini e Rivi è assistenza ufficiale Fiat e Lancia. Diagnosi computerizzata, elettrauto, revisione bombole a metano, servizio pneumatici e centro revisioni auto e moto sono i nostri servizi tecnici. In più autosalone in collaborazione con Fratelli Bonacini e gestione flotte aziendali.
Autofficina Cigarini e Rivi, partner completo per i vostri veicoli. A Scandiano in via Padre Sacchi 40, 0522 98 20 39. info@cigarinierivi.it. Bentrovati, avete perso i capelli? Non perdete la speranza, fate come me che grazie a Biopelle ho ritrovato la gioia di vivere, ma anche i capelli. Metodo non chirurgico di infoltimento dei capelli indicato per gli uomini ma soprattutto per voi donne, sempre più costrette a combattere con un disagio enorme, quello della calvizie. Pertanto mi rivolgo soprattutto a voi donne, non perdete tempo, non perdete occasioni. Contattate il nostro servizio clienti e insieme alle nostre consulenti troveremo la soluzione più adatta al vostro disagio. Buoni capelli a tutti! Autostile. La professionalità è questione di stile fatto di soluzioni immediate e personalizzate ispirate dalla nostra passione. Autostile, da 40 anni a Reggio Emilia. È concessionario Fiat e concessionario esclusivo Alfa Romeo. Vetture usate con garanzia, chilometri zero, officina con servizio revisioni e agenzia pratiche auto. Tutto questo è Autostile, il punto di riferimento Fiat Group a Reggio Emilia. Ottica Davoli a Cavriago è la giusta armonia tra professionalità e cortesia. Le migliori marche di occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro laboratorio è attrezzato con le migliori tecnologie, come il Vision Office per le nuove lenti progressive Varilux 4D. Una visione oltre ogni limite. Siamo centro specializzato per il montaggio interno di lenti su misura. Ottica Davoli, in centro a Cavriago, in via della Repubblica. Lunedì, chiusura completa. Stavamo discutendo con coach Buscaglia perché ci ha ricordato giustamente che non solo i 24, perdonate, ho detto 26 azzurrabili, ma anche tu hai un impegno non da poco. Dicevi che hai affronti una squadretta. Noi giocheremo con i Paesi Bassi il venerdì in Turchia e il lunedì in casa con la Croazia. Il girone è bello tosto, però dai, qualificazioni europee sono uno spettacolo da vivere, da fare e da guardare. Esordisce contro di te un giocatorino che adesso sta... Shane Larkin sono lì, stanno lavorando in questi giorni, io spero che si sbagli o perda un aereo o magari non finiscano, non so, è una questione dei prossimi giorni. Magari giocherà la finestra di novembre, io ecco glielo auguro. Assolutamente. Ha detto che sei onesto. Esatto. Io lo dico come la penso. Assolutamente sì, ci sono tantissimi messaggi. Filippo, parti tu, io ne raccolgo alcuni perché li vado a ripescare. Allora, ho già biglietti per Cremona, saremo a 2 metri dalla panchina, se ci fosse bisogno di un bel abbracciatore ai giocatori come faceva Infante, noi siamo disponibili. E vabbè, insomma, lo segniamo, chiederemo il suo nome a una donna magari per preferenze. Tante domande su un giocatore, coach, che è Josh Owens. Tanti dicono che lo vedono a livello in difficoltà a livello fisico, è una cosa che hai riscontrato anche tu, oltre che oggi dicono che ha avuto uno scivolone in palestra che gli ha causato un po' di dolore. Allora, fammi dire una cosa prima però dell'eccezionale lavoro che ha fatto Infante in questi mesi, perché c'è il quotidiano, il quotidiano è fatto di 2 contro 2, 3 contro 3, 4 contro 4, 1 contro 1, 4 contro 4 contro 4, 5 contro 5, abbracciare un giocatore, lavorare fisicamente per mettere in difficoltà, poi lui ci dava 2 dimensioni, potevamo anche giocare in allenamento con Owens e Pardon insieme, perché lui può con Reggie e con Momo, Diouf, insomma, primo. Secondo, costruendo una squadra completamente nuova, anche quelle piccole cose che puoi fare con i giocatori più giovani, quindi insomma adesso lo spogliatoio e la squadra ha anche una vita, ha anche una sua identità, una sua, e quindi camminare da sola per tanti giocatori è importante. Contemporaneamente ha avuto un'ottima possibilità e quindi, come l'ho visto oggi, insomma, buon inizio, lo diciamo anche da qui, buon inizio a Luca, andremo a vedere le sue partite. Per quanto riguarda Josh Owens, al netto di un colpo al gluteo di un mese fa, fastidiosissimo e che continua a essere fastidioso,
È un giocatore che va sfruttato dinamicamente, questo è indubbio. Quando è cominciata la stagione, noi abbiamo fatto, secondo me, anche una scelta giusta, naturale, sfruttare il pick and roll tra lui e Michele e giocare sopra il ferro. Avevamo due obiettivi. Uno, far chiudere un pochino le difese per permettere ai nostri tiratori o comunque ai giocatori sul perimetro di iniziare piano piano a essere pericolosi, perché non ci dimentichiamo delle partite in cui abbiamo tirato con 4 su 18, 4 su 15, 3 su 19 e quando non apri l'area è un pochino più complicato. La seconda cosa era sfruttare le caratteristiche di questi giocatori. Recentemente, nelle ultime partite, come avete notato, l'area è piena, la difesa difendeva e continuerà, immagino, a difendere quella caratteristica, e noi dobbiamo migliorare nel trovare Josh Owens in movimento e dinamicamente. Ora cambieremo anche qualche giocata per lui, perché è un giocatore che può lavorare la palla staticamente, ma la lavora meglio dinamicamente. Quindi ricezioni in movimento, tagli senza palla, situazioni di penetrazione e scarico in determinate zone del campo, perché si trova meglio. Ti chiedono, coach, infatti, come cambierà il rapporto, l'apporto di Owens con un giocatore come Cerri al posto di Michele. Oggi gliene ha buttate un paio sopra il ferro, quindi si sono riguardati, si sono risorrisi e vediamo se l'hanno fatto a parte gli scherzi. Però io credo che, perché i nostri due giocatori interni, in ottica sempre, io parlo poi anche nello sviluppo, nella speranza di crescere sempre di più, hanno delle caratteristiche differenti, perché sono ok rimbalzisti. Derek è migliorato tantissimo in difesa, posizionamento, tempi e modi, però sono due giocatori, uno verticale, Josh Owens, e uno di piede perno, Derek Pardon. Quindi possiamo lavorare su tutte e due le cose. Tra l'altro Pardon ha una caratteristica che ancora non è completamente uscita, ma è un buon passatore. E allora ti collego alla domanda: non pensi che Derek Pardon sia diventato, rispetto all'inizio stagione, uno dei migliori rimbalzisti della squadra? Sì, poi tra l'altro ora prende i rimbalzi proprio per la posizione, non è che, non solo, vabbè, a parte è asciutto, sì, è fisicamente messo bene, stiamo facendo un lavoro ottimo, e quindi ci sono tante cose, però i tempi con cui aiuta, stoppa, perché ora il corpo è messo per stoppare, non per stare un po' vicino, e quindi è migliorato tantissimo, e noi onestamente dei suoi rimbalzi, sia in attacco che in difesa, possiamo... Mi ricordo un mese fa, ho fatto vedere ai ragazzi un film, un video, in cui la differenza in quelle partite erano i punti fatti dagli altri dopo rimbalzo in attacco. 11, 12, cioè buona difesa, discreta difesa alle volte buona, rimbalzo in attacco, palla fuori, 3 punti. Palla fuori, fallo e vale. Ci sono da un po' di tempo, ci sono partite in cui c'è il tiro sbagliato e il rimbalzo, non c'è più la palla fuori, quindi vuol dire 10 punti in meno. Dall'altra parte, per noi, 6 in più. A quel punto la statistica e i numeri possono fare la differenza di 2 partite all'anno, 4 punti. Non però poco. Pensi che su quell'aspetto, sto parlando della nostra metà campo, il salto più grande l'abbiamo fatto gli esterni, perché sai, a volte è rimasto l'attacco molto da quella parte lì piuttosto che dai lunghi, è una cosa di squadra? È di squadra, certo. Ma i lunghi sono protetti dal fatto che gli esterni sono meno battuti, allontanano le ricezioni, quindi non si parte con i piedi sulla riga da 3 per attaccare, ma si parte 2 passi indietro, quindi c'è più distanza e per loro c'è più timing e quindi sono meno in aiuto dei compagni e più posizionati per le rotazioni o i collassi. Infatti i tempi con cui ora andiamo, e soprattutto andiamo per stoppare, e quello è un piccolo click mentale, ci aiuta. Lo dico sempre volendo rimanere molto calmo e piedi per terra, però sono piccoli click che bisogna fare per crescere. L'altra domanda, sempre del telespettatore che ti chiedeva di Cerri Owens, ti chiede anche la convivenza Cerri-Johnson-Odom. Ah, ma si conoscono molto bene. Hanno già giocato insieme? No, ma si conoscono bene, sono due giocatori passati dall'Olympiacos entrambi,
si conoscono, e ora biancorossi, come di là, e si conoscono di nome, di saluto, di incroci americani, oh. E noi non si sono ritrovati, cioè non hanno fatto conoscenza ieri, eh. Per cui io credo che possa essere anche per il modo che ha di giocare Will Cherry una possibilità per Darius di rimanere molto equilibrato nelle cose che fa, molto ordinato nelle cose che fa. Ti chiedono anche, dopo quella conferenza stampa pre, qui dice Trento, ma secondo me non era pre Trento, era la partita prima di, non mi ricordo quando, Brescia esattamente, mi è sembrato che tu avessi puntato il dito contro i leader di questo spogliatoio. Senza voler sapere a chi ti riferivi, vorrei solo una tua impressione. Quella conferenza ha funzionato rispetto a quello che volevi dire e all'apporto che loro hanno dato successivamente? Domanda un po' complessa. No, più che altro mi coglie impreparato il leader. La conferenza in cui hai detto... No, la conferenza te la ricordo, cioè sì, no, il leader, non so, l'idea dello spogliatoio. Però insomma non hai parlato di leader in quella conferenza. Ma no, io credo che almeno per qua, perché so come ragiono e cosa abbiamo attraversato, secondo me io parlavo della responsabilità da prendersi nelle cose della partita. Cioè nel senso l'allenatore, lo staff, i giocatori, cioè avere coscienza che se ognuno fa il suo e bene, miglioriamo, perché... Lo spogliatoio, fosse per lo spogliatoio, per l'equilibrio tra i ragazzi, saremmo primi in classifica, imbattuti. Quindi non credo, cioè, no, cioè non era... però collegandomi alla domanda, ho espresso, come faccio sempre, quello che avevo detto e quello che avrei detto ai ragazzi. Cioè, siamo responsabili delle cose che facciamo. Non, torniamo indietro e andiamo avanti consapevoli che con l'apporto di ognuno, perché bisogna essere concentrati a ogni palleggio, bisogna essere concentrati su dove andare, come stare in campo, chi si muove, chi no e dove, e quindi non aspettare che qualcosa fosse risolta da qualcun altro, ma essere tutti sulla stessa pagina. Assolutamente sì, ed è stata una Griffin Ball che sulla pagina c'è stata in una giornata di campionato che l'ha vista rosicchiare qualche punto sulle squadre che la precedono, mettersi in buona posizione, questa è la classifica con la Virtus sempre là davanti, Sassari a 4 punti di distanza, una Brescia che l'altro giorno è uscita sconfitta ma è in grande forma, Brindisi che si dimostra una squadra costruita veramente bene in estate e che continua a macinare partite toste, perché vincere quelle partite che vince Brindisi non è facile, le ultime due ha vinto le partite toste, Milano è lì che sonnecchia e dà qualche zampata, c'è una Cremona che è reduce da 2 vittorie, la prossima avversaria della Griffin Ball, ma in un momento di forma ottimo, Venezia Fortitudo 20 e poi c'è il gruppo in cui si è inserita anche Reggio, Reggio Trento e Varese 18, Cantua 16, Treviso 14 e con Roma, Pistoia e Trieste a 10 con Pesaro là in fondo a 2. Cos'è successo in questa giornata di campionato? Risultati abbastanza precisi, anche importanti, Sassari che perde in casa con una Trento che ha condotto tutta la partita, poi bomba di 4 secondi dalla fine di Michele Vitali che pareggia e poi una spingardata di Alessandro Gentile sul tabellone che però consegna la vittoria, meritata per quanto visto fino a quel momento a Trento, Venezia nel big match che perde in casa con la Virtus Bologna, di Reggio Cantù abbiamo già parlato, Brescia perde in casa con Brindisi, come detto una Brindisi che spinta dal suo asse portante sta facendo grandi cose, Cremona vince nettamente con una Roma che sta un po' faticando ma la partita l'ha combattuta e l'ha giocata, Trieste perde in casa con Milano, Pistoia lotta, recupera, sta sotto di 20, parte malissimo, poi torna a meno 1, poi Treviso dalla spallata e vince una partita importante in chiave salvezza, la Fortitudo batte Varese 79 a 76 facendo valere quella legge del paradosso che fino adesso è stata violata solo 2 volte, di cui una da Pesaro. Prossimo turno, un prossimo turno che vedrà Brindisi Milano, Virtus Pesaro, Cantù Venezia, Trento Brescia, Roma Pistoia, Trieste Sassari, Treviso Fortitudo e domenica sera ore 20:45 Cremona Reggio Emilia e dopo parleremo della partita con la Vanoli di coach Sacchetti, ricordandovi che
Milano ha inserito Drew Crawford, ve lo ricorderete, MVP del campionato scorso, non potrà giocare in campionato perché Milano ha già esaurito i visti per il campionato, potrà giocare esclusivamente in Eurolega. Brescia sembra sulla via della separazione con Oyarzabal, che sembra destinato in Francia, ma ancora di ufficialità non c'è assolutamente niente. Stanno giocando delle squadre italiane in Europa. Lorenzo, tu hai seguito Brindisi e mi hai detto che ha perso. Sì, è crollata nell'ultimo quarto, ha perso di 10. Ed è crollata pesantemente anche Venezia, perché ha perso di 18 in casa con il Prometeas, 52-70, una partita abbastanza tosta di Venezia, che ha inserito 16 minuti con due punti Drew Goodluck da 1 su 5 al tiro, quindi una Venezia che sta provando a trovare la quadratura del cerchio. Abbiamo detto della separazione di Luca Infante, la risoluzione con Pallacanestro Reggiana, è già uscito il comunicato degli Sting Mantova, quindi tanti in bocca al lupo a Luca Infante per la sua nuova esperienza. Coach, ti chiedo anche una cosa: l'Europa quest'anno, l'Italia ha fatto un grande passo, tutte qualificate per la fase successiva. Super. Milano è partita bene, adesso sta un po' faticando, è tanto bistrattato il nostro basket, però alla fine tecnicamente abbiamo un campionato molto interessante. Tecnicamente abbiamo inserito dei giocatori di altissimo livello e spessore, e tecnicamente si vedono partite belle anche tra squadre che sono nel ranking un po' più indietro, vogliono recuperare. Vabbè, ma poi hai fatto vedere i risultati e classifica, si è capito già tutto, cioè in due partite cambia tutto. Sono molto contento perché personalmente credo che l'Europa faccia solo bene, fa crescere tecnicamente, fa crescere le persone, fa crescere i giocatori, fa crescere gli allenatori, fa crescere i club, incrocia mondi e ti permette di aprirti completamente. E sono contento che abbiano tutti continuato a battere chiodo, perché questo ha portato roster profondi, soprattutto mentalità e capacità di affrontare questo tipo di impegni. Poi ogni tanto è logico che ci siano delle sconfitte, perché sennò saremmo squadre di androidi, impossibile. E invece abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, e se ci pensi anche sempre migliori anno per anno, e noi questo lo dobbiamo leggere come una crescita del movimento. Assolutamente, condivido. Prossimo avversario della Griffin Bonn, Vanoli Cremona, così lasciamo l'ultima parte alle tantissime domande che stanno arrivando a coach Buscaglia. Una Vanoli che, come sapete, a inizio stagione ha fatto un cambio che fino adesso non temo di essere smentito di definire il miglior cambio per rendimento della Serie A, Itanep, che abbiamo messo come stella. C'è un Travis Diner che continua a essere la grande anima di questa squadra, un Michele Ruzziere che sta diventando un protagonista assoluto di questa formazione, il quintetto che ha iniziato l'ultima partita, come vedete, ha due italiani, Ruzier e Akele, con Saunders e Malachi Richardson, che è arrivato da un mesetto, assieme a Itanep. Ma è una squadra che sta capendo la filosofia del suo coach. Ne parlavamo anche con Niccolò De Vico poche settimane fa, che è venuto a vedere una partita e diceva subito: sembra di non capire quello che stai facendo, dopo cominci a entrare in un ritmo e allora le cose vanno meglio. E mi sembra che sia una bella definizione rispetto al campionato che sta facendo la Vanoli. Coach, è una squadra di talento, è una squadra con un'ossatura di un certo tipo della passata stagione. Poi, scendendo nel tecnico, ti chiedo: fino adesso hai affrontato squadre che dal perimetro, Trento ancora meno, Cantù ok, adesso affronti una squadra che dal perimetro è tosta. L'idea tecnica resta quella di concentrarti su una difesa, e non voglio chiederti cosa farai ovviamente perché sono questioni tue, di una difesa che chiude, o proverai a giocare un certo tipo di basket contro Cremona? Adesso questi piccoli cambiamenti si possono fare quando la squadra ha raggiunto una maturità di base difensiva di quello che vuoi fare. Noi ancora non ce l'abbiamo, quindi su certe cose dobbiamo rimanere noi stessi. Però è ovvio che adesso, riguardando la schermata, e ecco, guarda, a sinistra c'è un elenco di giocatori collegati alla schermata ancora precedente, dove c'era scritto 103. Sì, vero. Ecco, quindi abbiamo già capito che tipo di lavoro bisogna fare, altrimenti è una squadra che ha capacità balistiche notevoli e sa tirare nei primi secondi, e con Travis Diner
in primis, ma anche negli ultimi. Quindi, tra l'altro, in casa si esprime bene. Dobbiamo lavorare bene, è indubbio che dobbiamo lavorare bene anche sul perimetro, però io sono sempre stato del parere che le grandi squadre di perimetro sono comunque squadre da affrontare negando le circolazioni, la circolazione della palla, negando la palla dentro, la palla fuori, negando le penetrazioni, perché comunque i tiri non si aprono solo passandosi il pallone. Il famoso ritmo del tiro. Secondo me sì, poi è ovvio che insomma sono in tanti, hanno tutte quelle caratteristiche lì, hanno aggiunto un giocatore poi che ha anche cambiato il lato emotivo della squadra, quindi osso duro. Ne approfitto per farti una domanda, coach. Allora, partendo da Cremona, è una squadra molto completa e soprattutto, stavo guardando la partita con Treviso, ha affrontato Treviso con in alcuni momenti gli esterni Saunders, Richardson, Stojanovic e poi c'erano i lunghi De Vico e Achele, credo, insomma anche abbastanza grossi, ecco, ci sono Treviso provava con Logan ma facendo fatica. Però Epp, come hai detto tu, è il giocatore che, una delle sorprese evidentemente del campionato, cosa pensi di questo giocatore e come pensi di limitarlo? Perché obiettivamente... Beh, che è il giocatore giusto al posto giusto, perché sono come i puzzle, nel senso se lui si è inserito bene, la sua presenza, al di là di quello che ha fatto lui anche l'ultima partita, ha giocato molto bene, non solo come scorer ma anche rimbalzista, perché è il migliore del campionato in questo momento. Cioè lui ha come sistemato anche le cosine intorno a sé o comunque della squadra, ha dato un fit ancora maggiore, ma lo avevano anche prima. Noi siamo concentrati su tutto il team, anche perché tu hai citato prima, hai detto dei giocatori, hai nominato dei giocatori, sono giocatori che giocano dentro e fuori, sono tutti ali con capacità di palleggio, sono guardie grandi. Io adesso, sai che con lo small ball sono abbastanza convinto, cioè mi piace, però se tu pensi a questo e Brindisi è su quella strada lì e sta giocando partite dove la fisicità degli esterni e la loro capacità di interscambiarsi mette molto... Sì. Lo dico perché si avvicinano a certe tipologie di squadre che in questo momento nel nostro campionato, come in tanti altri in Europa, funzionano. Lui è sicuramente un giocatore che ha aggiunto sostanza, però ha aggiunto, secondo me, anche equilibrio agli altri. Quindi nel metterlo, tutti si sono ripresi quel qualcosina che già avevano, ma che ora possono tirare fuori. Poi sì, parentesi, se non sbaglio, Richardson però è fuori, cioè si è fatto male, due sì. mesi fuori, quindi di fatto, se non altro, nei 103 sì, sì, magari... Sì. Riesce a togliere i 15 di Richardson. Che comunque è una squadra che anche senza Richardson viaggiava per Dio. Già con una buona chimica, Filippo. È una squadra che abbiamo visto più volte anche in altre partite. Adesso è la squadra di Sacchetti, anche se questo cliché della squadra dell'allenatore, però è una squadra che è portata ad accettare l'errore, quindi tira con una grande tranquillità. Spesso non corre come la Sassari che conosciamo bene, ma è una squadra che gioca ad alta velocità perché sono tutti portati ad accettare errori in più e quindi questo ti porta ad avere delle difficoltà nel marcare. Questi qua tirano e ti fanno con convinzione e non è solo quello, ovviamente. No, non è solo quello, ma sono in grande fiducia tutti, cosa che non è facile perché aver tutti in fiducia per un lungo periodo vuol dire che c'è qualcosa di reale sotto. Sono entrati in quel mood, nel mood sacchettiano, non più estremo come dicevi, ma con quei principi che probabilmente prende i giocatori, credo che li faccia anche divertire, questo può essere un tema in più. Noi abbiamo stati molto bravi a cogliere due punti all'andata in un momento in cui Cremona era una squadra riconoscibile e aveva fatto pensare a una squadra che avrebbe avuto difficoltà a salvarsi, invece insomma mai tirare le somme troppo presto nelle prime settimane di campionato. È una squadra soprattutto in casa che sta giocando veramente sull'aria dell'entusiasmo e sarà una partita molto 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 difficile.
Assolutamente, ricordiamo 20:45 Pallarade di Cremona, per chi non potesse seguirla su Rai Sport, perché è una delle due partite consecutive che si giocherà con diretta su Rai Sport, Radio Cronaca su Teletricolore e Basketime.it dalle 20:45, poi post partita dall'impianto cremonese, seconda pausa e poi terza parte di Basketime con, speriamo, tantissime domande, almeno tutte domande, se non tutte, a Coach Buscaglia. CTR si prende cura di te con diversi servizi diagnostici, tra cui la risonanza magnetica aperta, una palestra per terapie riabilitative manuali, una piscina per la rieducazione funzionale e un laboratorio per l'analisi di movimento e la postura. Ci trovi a Reggio Emilia, in via Fratelli Cervi 59/E. Una vita insieme. Se sei affranto e non riesci a dormire, vai da Notti d'Incanto e avrai sogni da offrire. Da Notti d'Incanto? Fuori tutto! Per rinnovo showroom! Notti d'Incanto non ti offre solo sogni. Per tutto il mese ti offre anche materassi, letti, reti, poltrone relax. Tutto a metà prezzo. Notti d'Incanto di Luca Vezzali ti aspetta questo mese con il fuori tutto e le proposte a metà prezzo. Nella sala mostra in via dei Gonzaga, Reggio Emilia, in zona Italghisa. Ottica Davoli a Cavriago è la giusta armonia tra professionalità e cortesia. Le migliori marche di occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro laboratorio è attrezzato con le migliori tecnologie, come il Vision Office per le nuove lenti progressive Varilux 4D. Una visione oltre ogni limite. Siamo centro specializzato per il montaggio interno di lenti su misura. Ottica Davoli, in centro a Cavriago, in via della Repubblica. Lunedì, chiusura completa. Pasta fresca e gastronomia Bellesia. Da Bellesia trovi solo prodotti freschi e genuini. Cappelletti, tortelli verdi e di zucca, lasagne al forno e fritti freschi di giornata, dall'erbazzone fritto al baccalà con colla. Pasta fresca e gastronomia Bellesia, a Rio Saliceto, via Marzabotto 4C. Ed è una terza parte che dedichiamo, come detto, alle tante domande a Coach Buscaglia. Coach, questa è una parte dove arrivano anche domande extra basket, e poi dici tu, perché qui si vuole scendere sempre nei dettagli, eccetera. Coach, ti chiedono intanto, ti chiede Fabio, se non ti dà fastidio l'appellativo di il Buscaglia di Trento. Allora, io sono il Buscaglia di Reggio, punto. Perché a volte è vero, ti si dice ma la squadra di Buscaglia di Trento, cioè, quando rimani poi tanto tempo in un posto è quasi normale. No, vabbè, però io adesso devo lavorare, dobbiamo lavorare, io voglio la squadra, la Reggio di Buscaglia. Coach, dimmi il tuo grado di arrabbiatura, cravatta, no giacca. Bello. Allora, il mio grado di arrabbiatura? Beh, no giacca, no cravatta, ovviamente. Disastro. Comunque, per come sono abituato, togliere la giacca è tanta roba. Ho già battuto il record quest'anno. Ammetto che ho già battuto il record. La prossima volta che si toglie la giacca, al palazzo. Credo di essere anche entrato in una partita direttamente senza. Sì, è vero. Era una serataccia. Beh, con Brescia sei entrato nel secondo tempo senza giacca completamente. Se vado a memoria, però. Sì, sì. Coach, ti chiedono, pensi che nell'apporto di Owens la sua dieta abbia influito? Se ne parla tantissimo di questa dieta di Josh Owens. Come sono fatti i suoi? Abbiamo tolto 25 messaggi. Ma secondo me sono anche. Nelle settimane scorse. Parliamo sportivamente, perché non si entra nei percorsi personali o in ciò in cui si crede o si fa. E, no, la cosa importante è che probabilmente tutto fa, però la cosa importante è che piano piano e attraverso il lavoro che lui deve fare, perché è giocatore, che noi facciamo nel rispetto di quello che lui è e vuole, stiamo piano piano reinserendo
cose insomma, che possono essere a lui utili. Però è cambiato. Io l'ho avuto, come voi sapete, 6 stagioni fa, la prima che io feci a Trento. Sicuramente molte cose sono cambiate. Però siamo in un buon momento di ripresa di certi discorsi. Forse anche lui a questo doveva adattarsi. Io leggo... Beh, esempio... è diverso tempo che fa così. Però guarda, posso dirti, no, taglia fuori la difesa, saltare, correre, giocare a pallacanestro. Non mi schierei questo. Io rispondo, lo dico anche volentieri, perché gentile a chiedere, però si lavora... Si gioca a basket, si sta nelle posizioni giuste, si sta concentrati, si sfruttano doti verticali anziché magari di spintoni, però poi è lo stesso. E per chi ha Netflix, io suggerisco Game Changers, che è un documentario su Netflix, che spiega alcune cose di questo nuovo regime alimentare, che io non seguo, no? Però giusto perché non è che devo convincere nessuno, però ci sono tanti atleti in America che seguono questo regime alimentare, sì, che giocano a football americano. Anche LeBron fa dieta chetogenica. Anche LeBron, anche Djokovic, non tutti lo stesso, però cioè, voglio dire, secondo me... mangia carne e fai tanto taglia fuori e sì, quindi fai tanto taglia fuori, secondo me è una cosa un po' sì, di allora se i messaggi sono tanti o con una domanda ne abbiamo tolti tanti, probabilmente anche più di quello che io pensassi è un argomento dibattuto, posso permettermi di dire di dibatterlo meno, perché onestamente la pallacanestro è difendere insieme o essere organizzati e avere nel team le risorse, no, non andrei troppo in altri dettagli. Coach, ci dice Luca, dopo 5 mesi coach ti tocca, più bella Reggio Trento. Ma sono 2 città differenti e si sta bene, come allora, le persone fanno anche molto il posto, io mi trovo molto bene a Reggio, mi trovo molto bene anche con le persone di Reggio Emilia, parlo bene con la gente di Reggio Emilia e quindi questo ti posso dire nel presente, però io non ho fatto mai dei paragoni o delle, perché parliamo di cose belle. Sono abbonata da 30 anni, posso dirle signor Buscaglia che lei è un gran signore? Messaggio testuale. Allora la ringrazio perché ho qualche abbonato da 30 anni dietro di me che ogni tanto mi dice diversamente. E quindi allora li hai conosciuti anche tu, no, quelli? Sto scherzando, scherzando. No, lo stai scherzando, ci sono. Sto scherzando perché ogni tanto mi fanno le battute i miei collaboratori, io non, da lì vedo niente, onestamente niente, solo il campo. Però grazie molte. E va bene così. E va bene così. Esatto. Vai Filippo. Allora, innanzitutto la testimonianza del rapporto che c'è tra Giossonodo e Meceri, ci mandano una foto, credo molto recente di stasera, dei due in biglia passeggio, quindi insomma, nella nebbia, però voglio dire, insomma, che rapporto, come diceva Buscaglia, c'è e come, questa è un'ottima cosa. Un messaggio bellissimo che leggiamo, una puntata con Buscaglia dovrebbe durare quanto una diretta di Mentana. Adesso ne parliamo, vediamo se il coach è disponibile fino alle 10 domani mattina e se noi possiamo assentarsi dal lavoro, poi vedremo come fare la notte. Coach, nonostante il contratto pluriennale con Reggio, pensa mai che e la preoccupa il futuro di Paragresso Reggiana? No, perché io sono sintonizzato sul presente, perché sono convinto che è una sfida fantastica, perché quando sono arrivato a giugno già si parlava di questa cosa, non me l'hanno detta dopo, ne ho sentito prima. Sono convinto che la pallacanestro reggiana sia un bene incredibile di questa città, per cui la scelta di questa sfida è una scelta proprio perché siamo qui e quindi vorrei fare benissimo e vorrei che tutti noi facessimo benissimo per invogliare tutti quelli che abitano qui e non solo a continuare a tifare e a venire al palazzetto. Posso fare la spia a quello che hai detto prima della puntata, che capisci che a Reggio si respira pallacanestro non solo alla domenica ma anche... Sì, assolutamente, ma anche è comunque una... è come in città che vivono il proprio club, la propria stagione, le partite e ne senti parlare,
senti parlare con me, sono tutti molto gentilissimi, discreti, sempre, c'è sempre limite, cioè alle domande, quindi anche piacevole. Mi rendo conto, sentendo e parlando, che c'è proprio coinvolgimento. Arrivo subito, mi ero perso a ascoltare la risposta. Coach, Candy e Fontecchio, come li vede in prospettiva anche a livello internazionale? Immagino squadre a livello europeo. Ecco. Allora, io li vorrei vedere in prospettiva internazionale, perché ci torniamo in prospettiva internazionale. Sarebbe una cosa molto bella. Quindi loro sono due giocatori che, continuando a lavorare forte come stanno facendo e migliorando, potrebbero darci questo e darsi questo livello internazionale. Sarebbe bello riproporsi, perché quando un giocatore ha assaggiato, assaporato poco o tanto una vetrina, ritornarci vorrebbe dire testarsi, e quindi io penso che possano fare anche molto bene. Coach, ti chiedono, lei durante la presentazione, quando è arrivato a Reggio, ha detto che della vita privata preferiva non parlarne, ma mi piacerebbe sapere com'è il Buscaglia fuori dal parquet. Guarda film, va a fare una passeggiata, gira con la famiglia? Tutto questo. Penso normale. Cioè, tutto insomma, questo, tutto questo. Un grandissimo personaggio della pallacanestro, prima di cominciare, ha detto quanto è bello andare in giro a mangiare il gelato. Esatto. Ecco. E ovviamente c'è la domanda sul... Al presente, un grandissimo personaggio della pallacanestro. Assolutamente, assolutamente. Anche perché penso che rimarrà personaggio della pallacanestro. E ti chiedono, coach, ha già iniziato a trovare un ristorante preferito? Io giro. Le domande facete di affinità. Io giro perché mi piace, giro perché siamo insieme, giriamo insieme con lo staff, col front office... i posti sono tanti, sono belli e mi piace cambiare, sperimentare, conoscere. Sto facendo una buona stagione. E ti chiedono, coach, se segui il basket NBA. Sì, seguo il basket NBA. Ammetto che lo seguo per ascoltare, ammetto che lo seguo per guardare determinate situazioni o giocatori o squadre o idee. Lo inizio a seguire molto nella seconda parte della stagione, nel suo complesso, quando si fa ovviamente più strong. Mentre questo atteggiamento ce l'ho perennemente con l'Eurolega dalla prima giornata. Quindi, perché Alessandro, perché c'ha gli avversari, perché adesso deve guardare Cremona, poi c'ha i giocatori olandesi, perché deve convocarli e in giro per il mondo, poi l'NBA, poi l'Eurolega, deve guardare il film, no, mangiare guarda, gelati, cioè... le ultime molto poco, ma no, tutto molto poco, però è anche giusto sottolineare, e ci tengo, che l'esperienza con la nazionale è bellissima, ma è assolutamente non disturba assolutamente, cioè il focus è completamente e facilmente tenuto sulla squadra, assolutamente. Ci dicono, potete riproporre il video di Kobe iniziale, sì, lo riposteremo poi sui social chiaramente da domani. Coach, non esiste più Reggio, qual è la squadra che vuoi allenare? Non, penso che voglia dire non esiste più Reggio. Adesso ti, cioè, un messaggio molto breve, Matteo. In questo momento siamo proprio a un livello di desideri talmente alti che se non esiste Reggio ci sono i ristoranti, vado in giro e mangerò gelato un po' di più. Qual è il giocatore più forte che hai allenato, esclusi gli attuali, per non mancare di rispetto a nessuno? Dipende l'accezione del forte. Forte talentuoso, il mio impatto in Serie A con Tony Mitchell è stato abbastanza importante dal punto di vista del talento, ma anche un giocatore che è stato a Reggio, Julian Wright, aveva un talento e uno spessore tecnico di un certo tipo. Se si pensa a un'accezione solida, Kraft e Shields sono due giocatori di profondità incredibile. Ce ne sono diversi, perché poi io non faccio fatica, perché da un lato dovrei esaltare le caratteristiche proprio del bel giocatore che piace, dall'altra ho le mie tare in cui lo voglio presente, concentrato, difensore, rimbalzista, quindi sono un po'...
faccio fatica a rispondere, ecco. A proposito di Kraft, c'è un messaggio, fra oggi Kraft era a Reggio, l'ho visto io, quello seguito da lei, non penso. Di solito quando vengono a Reggio i giocatori, cioè, vanno c'è un motivo, loro malgrado, non Reggio, i ristoranti. Reggio è un'eccellenza dal punto di vista del, diciamo, medico, ecco. Assolutamente sì. Filippo, qualche altro messaggio? Sì, quali stanno arrivando? Messaggio. Coach, lei riesce a interpretare l'espressione del viso di Reggie Apcio? Noi no, se ci pensi, vero, no, noi no, zero. Reggie è un giocatore sempre molto così. Però io ho la fortuna del quotidiano e quando cioè è simpatico. Questa è grossa. È simpatico, sa scherzare in un certo modo, solo che voglio dire, sono un giocatore introverso, è un giocatore grande amante anche lui di musica, grande sì, insomma, tante cosine. Poi ragazzi, è l'Anda del Tennessee, Chattanooga. Sì, eh. Come la chiamate voi? Sì, fanno il delitto, tutto calmo, ragazzi. Fanno quello. C'è tempo per far tutto. Assolutamente. Ti chiedono anche, coach, se sei qui con la famiglia. Vabbè, questa è una domanda un po' personale. Sì, personale, no. Sì e no. Sì, no? Okay. Sì e no. Ma non abito lontano. Ah, è vero, non abiti lontano. Coach, non ti ho mai visto in centro a Reggio. Sei solito fare colazione in centro, fare un giretto quando non ti alleni? Abbiamo orari diversi. Sì, no, non vado tanto, però a me piace andare, vado principalmente io la sera dopo allenamento, che voglio fare due passi, durante il giorno è molto molto difficile, però se capita lo faccio. Ovvio che negli orari in cui c'è tanta gente o nei soliti noi siamo in palestra e si fa, no, però di sera spesso vado perché sono due passi che mi fa piacere vedere, poi vedi anche la Reggio con meno gente e alzi gli occhi e vedi cose belle. Se è caduto in prescrizione, coach, ci puoi dire quando è stato il primo contatto con Reggio? No, è stato tutto molto 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 preciso e lineare, perché io avevo un rapporto con Trento e la gentilezza, cortesia, attenzione, sensibilità conosciuta, ma anche del club di Reggio, di chi mi procura o comunque... Io finché non finivo da una parte non avrei mai... Quindi se voi ricordate, e non ricordo quando, l'ultima conferenza stampa in cui con la precedente squadra ci siamo salutati, col precedente rapporto ci siamo lasciati, immediatamente dopo, nel pomeriggio, c'è stato il contatto. Non ci sono stati accavallamenti, perché secondo me ci sono momenti da rispettare, e quando un allenatore sta 9 anni di fila su una panchina per un totale di 13 con tutto quello che è successo, deve avere un comportamento adeguato. Giusto, correttezza. Dico la mia su un aspetto: in uno sport urlato, in uno sport dove spesso si fanno interviste, dove non si dice assolutamente niente, sentire coach Buscaglia è veramente una ventata di freschezza. Complimenti coach per come si esprime, per la sua sincerità. Grazie, molto gentile, apprezzo il fatto, apprezzo la sottolineatura, perché è una decisione presa da tempo, cioè di dire quello che è o quello che uno pensa. Parto molto da una base molto semplice. Ma anche da parte nostra è assolutamente condiviso. E allora siamo in chiusura, stanno arrivando tantissimi messaggi, se no teniamo davvero qui, facciamo la maratona Buscaglia, davvero, andiamo avanti. Poi Mentana si arrabbia, ma non abbiamo la sua forza noi, soprattutto per condizioni psicofisiche di stasera. Una cosa veloce, perché a proposito, e visto che ci state scrivendo in tantissimi, di ricordare Kobe, l'abbiamo fatto, l'abbiamo cercato di fare in tutti i modi in questi giorni, a fine di questa trasmissione, prima della sigla di chiusura, riposteremo l'intera intervista fatta quella mattina di luglio, quindi la trovate su Basket Time, abbiamo postato anche il ricordo della Reggiana che ha fatto ieri allo stadio una partita col Sud Tirol, stiamo cercando di farlo, abbiamo scelto di fare una puntata di basket giocato perché l'ospite secondo me e secondo noi prevedeva questo e
ci sarà tanto tempo per dedicare in tutti i canali le commemorazioni, però c'è un evento che si terrà in tanti parquet d'Italia, organizzato da tanti ragazzi. C'è anche un ragazzo di Reggio, One Last Shot, la commemorazione di Kobe Bryant. Per Reggio Emilia si terrà il 2 di febbraio, cioè si terranno tutti il 2 febbraio dalle 15 alle 19. Per Reggio è stata scelta la palestra di Vezzano in via degli Orti 2, un pomeriggio in cui si giocherà a basket per ricordare Kobe Bryant. E quindi c'è anche l'evento su Facebook, potete cercarlo, lo pubblicheremo in questi giorni. Quindi si sta mobilitando davvero tanto e tutto per cercare di ricordare al meglio questo grande attore, come ha detto Coach Buscaglia, al presente di questo sport. Coach, grazie davvero, è stato un piacere. Grazie, ed è bello anche dire che abbiamo un cross particolare, perché abbiamo un giocatore che gioca a Reggio Emilia, la città, una città di Kobe, e che ha giocato ai Lakers. È vero. Ed è Darius, ed è una particolare cosa che è unica. Scusami se interrompo la chiusura, è stato molto colpito, perché ho visto anche i suoi post sui social, lui ci ha giocato. Secondo me è stato molto colpito lui, come tutti, però insomma, assolutamente sì. Assolutamente sì. E andatevi a leggere anche quello che ha scritto Will Cherry, perché si è reso conto domenica sera della società in cui era arrivato ed è stato molto colpito. Noi a volte lo chiediamo con i giocatori americani, voi lo chiedete, ma tu lo sai che questa era la squadra, la società di Kobe. Io mi ricordo le espressioni di alcuni giocatori che ci hanno guardato, di Dixon che ci ha anche di Dixon che ci ha guardato dicendo: ma state scherzando? Forse per noi era un po' scontato, invece non lo era davvero. Ha parlato di giocare anche in suo onore, Will. Insomma, non è poco. Appena arrivato. Però è davvero qualcosa che ha tolto energia a tutti davvero. Sono state giornate particolari e noi di Reggio, e ci hanno testimoniato tanti colleghi che ci hanno scritto da altri posti, era qualcosa di diverso, insomma, anche per noi di Basket Time, che quel giorno l'abbiamo intervistato, è stato ancora più emozionale vivere questi giorni. Grazie ancora, Coach, grazie davvero. A voi, è stato un piacere. E davvero una marea di messaggi per te, Coach, che abbiamo sintetizzato un po' in tutti, però non ce n'è neanche uno negativo, e di solito vuol dire che si va a percorso netto, non è male. No, non mettere in testa queste cose. È così, va bene. No, perché sembra che leggiamo solo quelli positivi, ma non ce ne sono, non è vero, quelli negativi. Bene, grazie. Grazie Filippo. A voi, buonanotte. Lorenzo, tu hai un libro da far vedere. Ah, sì. A proposito di ricordo di Kobe Bryant. Oh, sì, grazie. Nel visto senso, che sei come Josh Owens, un appassionato di lettura. Sì, esatto, come Josh Owens sono un gran appassionato di lettura, e è un libro un po' diverso, nel senso che peraltro l'ho finito di leggere un anno fa, quindi a proprio distanza, è ricaduto purtroppo. È la vita di Kobe raccontata da una collana di una casa editrice, adesso non so se Mirko Zucchi riesce a zoomare, una collana particolare perché racconta le vite di grandi sportivi, eccolo qua, di grandi sportivi in chiave un po' diversa, perché comunque Kobe ci ha lasciato tanto, anzi ci sta dando tanto, ci darà tanto, però comunque anche lui ha avuto i suoi lati, diciamo, oscuri, tra virgolette. E che in maniera sinistra ricordano un po' quello che c'era stato sportivamente appena prima di lui, che per noi che viaggiamo tra i 30 e i 40 anni ha rappresentato un po' il trade union fra le due ere sportive, ovvero Michael Jordan. Quindi tra l'altro su questa collana c'è pure la vita di Michael Jordan, quindi se volete fate entrambi, però ve lo consiglio perché è un punto di vista diverso, quindi fate un po' voi. Messaggio promozionale letterario. Sì, esatto. Non a pagamento. No, perché non rigorosamente non a pagamento. Ci mancherebbe altro. Grazie anche a Pietro Chierici. Ciao a tutti, buonanotte. Grazie a voi per averci seguito. Vi ricordiamo l'appuntamento di domenica sera, ore 20:45, Palaradi per Vanoli. Grissinbon con post partita, poi direttamente dal Palasport cremonese. Grazie ancora. Ci sentiamo in questi giorni ovviamente su baskettime.it e con i classici nostri canali. Ci rivediamo domenica sera e poi martedì prossimo per una nuova puntata di Basket Time. Grazie e buonanotte. Parto, ritorno a Los Angeles domani. Domani. No, la prossima volta che vengo qua con famiglia non sarà nessuno, faccio solamente un passaggio in paese. Sì. Mi rilasso. Monte Cavolo, sono andato a Monte Cavolo in segreto 2 anni fa. Cos'è che ti lega così tanto a Reggio? Sono cresciuto qua, andavo in giro in bicicletta qua,
tutti i miei amici, tantissimi ricordi, speciali. È differente perché quando siamo arrivati in macchina con tutti i miei compagni di Nike, mi stavo dicendo, guarda, hai mai pensato che uno dei migliori giocatori dell'NBA è cresciuto qua? Non puoi essere più lontano da Los Angeles, è un giocatore di pallacanestro. Vuol dire che ogni sogno è possibile. Dico B, sei informato sulla stagione di pallacanestro reggiana, hai seguito un po' il basket italiano e Reggio casomai? Non molto, però ho capito che pallacanestro reggiano è... stanno giocando bene, no? Sì, sì, sì. Vice campione d'Italia due volte. Sì, ho sentito, quando ho detto Crisma l'ho detto. Allora sono contentissimo di questo. Hai detto che vuoi dare una mano al basket italiano, sì. Cosa vuoi fare? Che idea hai? Beh, cominciamo con camps, clinics, e spero di un giorno crescerlo con una scuola che insegna pallacanestro, però non solamente pallacanestro, no? Sono le cose che di sport che è anche importante, perché sicuramente ci sono giocatori che vanno a giocare professionali, però ci sono anche altri giocatori che non è possibile. Allora cosa fanno? È importante che sanno le cose di business che surround il gioco, che girano il gioco, no? Scrittura, marketing, business, tutte le cose così. Allora puoi rimanere vicino alla tua passione, però puoi fare un altro modo di lavoro che magari ti interessa. E un sogno per me è avere una scuola in Italia che fa questo. Toby, quando ti è venuta l'idea di tornare a Reggio? Cioè, ci hai pensato durante quest'ultima stagione o è nata negli ultimi giorni? Perché di Milano? Sempre, perché mi piace venire qua. L'ultima volta che sono venuto qua ho fatto un passaggio a tutte le persone. Ah, ciao Toby. Bene. Mi lasciano in pace, deve ritornare. Ho la pace qua, la pace. Allora sempre voglio ritornare, però con moltissimi impegni è stato molto difficile. Adesso che ho molto tempo. Marco posso... Ferraroni, che giocava con te nelle giovanili, ti aveva mandato un tweet dicendo ci vediamo al campetto e aveva anche lanciato l'idea a te o a Nike di dare un contributo economico per mettere a posto questo campetto. Cosa ne rispondi? Tweet è impossibile per me vedere tutti i tweet. No. Però voglio sapere un po' di più quello che come si dice, che necessita. Mi piacerebbe moltissimo aiutare. Obvio, hai parlato con Mike Piazza della Reggiana Calcio? Perché lui ha detto che te ne ha parlato. No, ho sentito un po', però non sul serio. Senti, se tu dovessi dire a un americano che non è mai stato a Reggio Emilia tre cose di Reggio Emilia che ti hanno fatto innamorare di questa città, tu cosa diresti? Una cosa differente, perché in America è difficile capire, però c'è un amore, questa città è molto differente. Allora, per esempio, i miei figli in America non possono avere le cose che ho avuto io. Quando parto a casa faccio un giro con i miei amici, siamo lì in una piazza, un gelato, stiamo parlando, ci stiamo divertendo, le cose normali. In America non si può. E penso che perdono questa cosa. Allora se lo dico a loro è impossibile capirlo, perché non hanno mai visto. Però questa è la cosa più importante, avere questi momenti. Difficile averlo. Last question. Ultima domanda, mi è morta la batteria. Qual è il ricordo più bello che hai di Reggio Emilia? Ricordo più bello di Reggio Emilia. Abbiamo fatto un spettacolo quando avevo 12 anni con la scuola, abbiamo fatto un ballo, ti
giù, ho fatto un ballo e tutta la scuola aveva le cose balle da fare e io e mia sorella abbiamo fatto un ballo, abbiamo fatto tutte queste cose. Questa è la cosa più divertente che mi ricordo. Molto differente, no? Pensavo magari era un ricordo di pallacanestro, però no, una cosa differente, perché ero lì con le mie sorelle e tutti i nostri amici a praticando ogni giorno per questo spettacolo davanti a una città. E, questo mi ricordo favorito. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao, grazie.